Blue Orange che torna dalla trasferta di Grosseto con una sconfitta, quali strascichi porta a questo risultato? Ma Grosseto è una trasferta lunga, anche perché sono quasi 500 km ad arrivare là. Siamo partiti all'alba per arrivare a giocare alle 3. Partita difficile lo sapevamo già, perché loro non meritano la classifica che hanno e l'anno scorso ha fatto i playoff per salire col Prato, poi ha perso, però comunque è una squadra con tre brasiliani. Aveva tra l'altro anche due squalificati. E noi siamo già andati in 10, perché purtroppo abbiamo avuto defezioni dell'ultimo momento per infortuni e quindi siamo andati già contati. In più, dopo 3 minuti si è fatto male Giustacchini. 5-0 fine primo tempo, la squadra anche abbastanza demoralizzata e ha giocato praticamente non giocando. Il primo tempo proprio non abbiamo giocato, abbiamo fatto solo guardato gli altri che giocavano. Nel secondo tempo siamo entrati un po' più determinati e dopo 5 minuti eravamo 6-3. Quindi la partita non dico riaperta, però cioè, ce la stavamo giocando, loro erano in grosse difficoltà. Si è anche fatto male Maurizio Melini, quindi siamo rimasti 6 giocatori di movimento con 3 under e quindi abbiamo patito. Abbiamo avuto anche altre occasioni, però ogni volta che eravamo davanti alla porta eravamo comunque provati da stanchi perché ripartenze veloci, ritorni veloci, è stata giocata e poi è finita 8-3. Quindi forse più di così nel secondo tempo non potevamo fare, c'è stata una bella grinta, una bella voglia di non arrenderci, anche perché fatta un po' di strigliata negli spogliatoi, ma più che altro ma non perché puoi perdere, le partite si perdono, si vincono, però non giocare non va bene. Adesso abbiamo la Stense, che è una squadra molto forte, io penso che alla fine sarà una delle due che si giocherà il titolo. Anche perché ha giocatori che conosciamo già, come Cannella, Modica, Edu, che giocavano nell'Asti, quindi arrivano da una squadra che fa la 1, anche se erano in under, hanno fatto pochi minutaggi in A1, anche se l'anno scorso qualche minuto l'hanno avuto, qualche presenza. Hanno anche Fiscante, quindi già solo questi quattro sono giocatori molto forti, non hanno mai perso e vengono da noi, in una situazione noi siamo di nuovo rimaneggiati, perché Giustacchini è sempre infortunato, non sappiamo se lo recuperiamo, Maurizio Melini è infortunato, non sappiamo se lo recuperiamo. E quindi vedremo. È chiaro che il morale non è alle stelle e diventa sempre più difficile perché poi, appunto, è un gatto che si morde la coda. Ti alleni male, sei demotivato e vai a affrontare una squadra invece in salute che punta a salire. Paradossalmente, però, una partita in cui non si ha nulla da perdere, magari anche l'occasione di lanciare qualche giovane nella mischia, e poi chissà. Sì, sicuramente anche perché dobbiamo fare di necessità virtù, quindi spero di poter far giocare qualche under e che già abbiamo avuto a Grosseto Maglio che ha ben figurato, soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo non abbiamo giocato nessuno, nel secondo tempo lui ha preso un po' più confidenza e giocando secondo me possono prendere confidenza con la categoria e far bene. Io spero anche Ferrandini che non ha fatto benissimo la precedente partita in casa. Che abbia voglia di venire e di riscattarsi, perché sono possibilità che gli vengono date e io li sfrutterei, fossi io avessi la loro età, sfrutterei sicuramente. Spero di portare che gli under facciano vedere di esserci, anche perché sono tanti anni che li alleno, spero che finalmente mi diano qualche soddisfazione. Poi dicono che li responsabilizzo troppo, però è quello che mi aspetto da loro.